Come è stato affrontato il momento dell'emergenza Covid all'Istituto Maria Ausiliatrice di Reggio Calabria? Immediatamente, ma non per questo in maniera affrettata. E quando la sera del 4 ci siamo resi conto che la scuola sarebbe stata sospesa già dal giorno dopo, subito ho convocato alcuni insegnanti, tra cui in particolare l'insegnante di informatica, per costituire una task force. E il giorno dopo ci siamo incontrate e abbiamo subito progettato la realizzazione della didattica a distanza. Non potevamo lasciare i nostri ragazzi da soli neanche un istante. Il giorno dopo, il venerdì 6, abbiamo convocato il collegio docenti, con i quali è stato approvato all'unanimità il progetto che la task force aveva già pensato il giorno prima. Il sabato è servito di allenamento e di costituzione delle aule virtuali. Il lunedì successivo, il 9 marzo, sono partite le lezioni a distanza nelle nostre aule virtuali sulla piattaforma WeSchool, piattaforma che abbiamo scelto come scuola perché ci è sembrata anche la più sicura, tra quelle più facili da utilizzare anche attraverso smartphone, anche attraverso tablet. E abbiamo pensato che sarebbe stata la cosa migliore per non intralciare anche le attività lavorative dei genitori, che sicuramente avrebbero utilizzato anche i loro computer per altri motivi. Certo, è stato un momento di grande emergenza e di grande sorpresa, stupore. Nessuno si aspettava una cosa del genere, però la reazione di tutta la comunità educante dell'Istituto Maria Ausiliatrice è stata immediata e sorprendentemente bella, perché ognuno ha fatto la sua parte. Sicuramente gli insegnanti hanno fatto la loro parte, l'istituto con le suore figlie di Maria Ausiliatrice hanno fatto la loro parte di disponibilità in tutta questa situazione. I genitori, in particolare nella figura dei rappresentanti, i quali hanno fatto da tantantra la scuola, la segreteria e la famiglia, perché subito i loro figli potessero connettersi e rimanere continuamente in contatto anche con le loro maestre. Questo ha comportato un lavoro in divenire, perché comunque non abbiamo subito attivato solo Live o solo chat. E la piattaforma si è prestata molto bene in questo, perché ci ha aiutato a scegliere momento per momento cosa realizzare meglio. I ragazzi hanno continuato le loro lezioni quasi, diciamo, come se fossero in classe. Si sono subito abituati alla nuova situazione. Noi sappiamo che loro sono dei nativi digitali. E sicuramente all'inizio l'hanno presa anche un po' in maniera giocosa. Loro sicuramente sono più bravi di noi ad utilizzare questi mezzi. E si è rivelato, diciamo, il sistema pensato anche migliore dal punto di vista della sicurezza, per garantire, insomma, serenità anche alle famiglie, e anche perché poi nel momento in cui è scattato lo smart working per tanti genitori, utilizzare lo smartphone per i figli diventava utile per non intralciare il lavoro in famiglia. Il rapporto con le insegnanti, con i docenti, non si è mai interrotto dalla scuola dell'infanzia fino alla terza secondaria di primo grado nella nostra scuola. Certo, la scuola dell'infanzia sicuramente non ha potuto realizzare quello che hanno realizzato gli altri, perché comunque i bimbi hanno bisogno di un altro tipo di supporto, però l'aula virtuale che tuttora è in funzione ed esiste serve alla maestra della scuola dell'infanzia per mantenere i contatti con i bambini, per mandare materiali, per aiutarli a vivere questo momento di cui ancora loro probabilmente non si sono neanche resi conto bene perché si sono trovati dentro, perché ci siamo trovati tutti dentro. Da questo punto di vista devo dire che diciamo, la relazione con i genitori è stata fondamentale. Nella figura dei rappresentanti abbiamo trovato dei validi collaboratori. I docenti tuttora, nel momento in cui hanno bisogno di comunicare con le famiglie, hanno sicuramente loro una valida figura. Ma noi non ci siamo limitati all'essenziale, al far scuola. Abbiamo voluto ricreare quel clima d'ambiente, quella pedagogia d'ambiente che noi preferiamo nei nostri ambienti di scuole cattoliche salesiane. Abbiamo continuato a dare i buongiorni, a santificare anche le feste, dico, perché
All'inizio non esisteva notte, non esisteva domenica per gli insegnanti, perché nel nostro sud purtroppo non sempre le linee sono così potenti da poter reggere a volte delle connessioni nelle mattinate. E allora loro si premunivano, si premuniscono, caricano la sera prima il materiale, i ragazzi scaricano, poi loro spiegano quello che loro hanno caricato il giorno prima durante la live, senza per questo appesantire la rete e nel momento della lezione. E insomma, ci si è tutti un pochino dati da fare, anche se dicevo prima, a volte no? La novità prevaricava sul necessario, sull'utile, sull'opportuno. E a un certo punto ho dovuto dire: ricordatevi che la domenica è domenica, che di sera non si fa scuola. Ma nel momento in cui loro caricavano di sera del materiale, se c'era qualche ragazzo in linea, in rete, che si accorgeva di questo, subito si preoccupava di chattare con gli insegnanti. E tutto sta continuando con molta serietà, sta continuando con molta serenità soprattutto. Ormai l'anno volge al termine, ma noi non ci fermiamo qui, noi stiamo progettando il futuro, perché il futuro non si improvvisa. Il rientro a settembre sicuramente dovrà essere pensato in termini di sicurezza, in termini di didattica. E, siamo convinti sempre di più che la didattica, può essere anche innovativa in questa nuova formula. Si fa di necessità virtù, noi vogliamo continuare a fare scuola comunque e ci siamo accorti che questo ostacolo sta diventando, può diventare anche un'opportunità. Sicuramente non sarà mai, la sostituzione in presenza, questa modalità, però sicuramente potrà permettere maggiore, serenità nell'affrontare il futuro che si presenta incerto. Ci rendiamo conto che l'aduttilità, il discernimento, il confronto, il dialogo continuo, in particolare con i docenti con cui ci siamo incontrati settimanalmente o bisettimanalmente, nel momento in cui si è vista, diciamo, la necessità di verificare l'andamento della vita scolastica della nostra scuola, del nostro istituto. Lì ci siamo accorti quando era più importante diciamo, dare maggiore importanza alle live o dare maggiore importanza ad altri tipi di spiegazioni, a delle registrazioni o piuttosto che all'utilizzo maggiore delle board, del test, della wall, della piattaforma. Sicuramente il registro elettronico è stato anche un altro strumento che abbiamo utilizzato, ma non è stato l'unico. Il registro elettronico ha anche una sua virtual classroom che abbiamo utilizzato lì dove si è reso importante e necessario utilizzarlo. Che cosa ci aspettiamo da questo futuro? Ci aspettiamo di continuare con gioia salesiana a far scuola come l'abbiamo sempre fatta e perché no, anche in una maniera nuova in cui, come dicevo prima, si fa di necessità virtù, sicuramente per il bene dei nostri ragazzi, perché noi vogliamo possibilmente rincontrarli il più presto possibile di persona, ma accoglierli con gioia salesiana.